Salve a tutti. Nella rete trovo sempre persone che cucinano. Io sinceramente mi sono stancato di cucinare e perciò in alternativa che faccio? Mangio. Oggi a pranzo la coratella di agnello con de delle budelline intrecciate, cotte con del tritato di cipolla e del limone. Come contorno, dei pomodori del mio orto con limone, aglio e timo. Come vedete, a me il limone piace molto perché dà quel un po' di asprezza al cibo. Poi sono gusti. Queste sono le budelline intrecciate da mani esperte e sono una vera prelibatezza. La coratella di agnello fatta da Vini. Una bontà assoluta. Queste raramente si cucinano, però in certe occasioni mangiarle è veramente una delizia. Nelle macellerie sono difficili a trovarle. Ma quando il macellaio le ha nella sua esposizione del banco, è sempre bene comprarne. Non dico che sono delle rarità, ma non si trovano facilmente. Da qualche mese ho iniziato a fare l'orto e consiglio a tutti, ovviamente chi ha un piccolo pezzettino di terra, di iniziare a fare questa attività perché i prodotti del vostro orto sono buonissimi. Basta avere la pazienza di innaffiarli, di innaffiare le piantine, di pomodori, di tutto quello che volete e avrete delle grandi soddisfazioni. Il pomodoro del vostro orto è 100 volte più saporito di quello che si compra dal fruttivendolo. Che dire, sembra che la pietanza è stata gradita. La cipolla dà un gusto leggermente dolciastro,
che migliora molto la coratella. Il pomodoro, con l'aglio, veramente buono. La scarpetta è prendere un pezzettino di pane e pulire il piatto come se fosse stato lavato in lavastoviglie. Questo fa capire che il piatto è stato molto apprezzato. Però ragazzi e ragazze, ricordatevi di lavarlo il piatto, eh? Ora, per concludere, ecco a voi l'uva pizzutella, un'uva dolce, zuccherina, ottima per concludere il pranzo. Uva di stagione, ottima. Un pranzo buonissimo. E per concludere io faccio cuci. Voi come fate?